Ciao ragazzi, un saluto dall'interista tedesco della Baviera. Abbiamo visto Manchester United che ci ha schiacciato. Abbiamo visto un Inter davvero stanchissima, però dobbiamo considerare diversi fattori. Primo fattore, ragazzi, il clima pazzesco, non solo la temperatura, perché diciamolo così, anche adesso oggi in Baviera, qui dove sto io, fa caldo, sono quasi 30 gradi a livello, sotto questo punto di vista, la temperatura non è neanche così una grande differenza in questi tipo di paesi. Il problema è l'umidità, ragazzi. Io lo sapete che ogni anno vado in Thailandia, è quasi la mia terza patria, dopo la Germania, come lì, dopo l'Italia, c'ho tanti amici lì, mi piace tantissimo stare in Thailandia. E comunque in Thailandia, ragazzi, il mio problema non è solo la temperatura, è soprattutto l'umidità. Quando io esco dall'aereo, ve lo giuro, i primi due giorni non c'ho fame, mi sento sempre male, vado sempre in giro con una nausea. L'umidità in questi paesi è una cosa pazzesca, una cosa tremenda. Se in Germania abbiamo il 30%, in questi paesi abbiamo anche il 70-75%. Perciò clima un fattore. Secondo fattore, ragazzi, Manchester United è molto molto avanti. La Premier League comincia prima della Serie A, mi pare 2 settimane prima, perciò la preparazione fisica, abbiamo visto in generale fisicamente, sono stati molto più robusti, molto più freschi, molto più avanti. Questo c'è assolutamente da considerare. Inoltre c'è anche da considerare, ragazzi, che abbiamo giocato senza attaccanti. Ragazzi, adesso con tutto il rispetto, Longo è un giocatore da Serie B, lo ringrazio che adesso ha giocato, che ci ha aiutato in questo momento dove non ci sono più attaccanti all'Inter, però non so, deve tornare al Cremona, diamolo di nuovo in prestito. Non è un giocatore da Inter, da Serie A, è un giocatore da Serie B, ragazzi. Poi il secondo attaccante è un ragazzo da 17 anni, perciò abbiamo giocato senza attaccanti, senza sudamericani. E poi un altro fattore, ragazzi, la preparazione di Antonio Conte, questo lo sa, per questo lui è molto rispettato, è pesante, è davvero molto molto dura, e l'ho visto, ragazzi, i giocatori sono stati distrutti già fin dal primo minuto, le gambe sono state pesanti, anch'io ho fatto combattimenti adesso nella Thai box, nella box thailandese, vi posso dire, quando mi trovavo in mezzo di queste preparazioni, poi, perché la preparazione è così, e poi più ti avvicini al campionato come al calcio, come io, poi al combattimento, vai di nuovo giù, rallenti di nuovo. Quando stavo proprio in mezzo di questa preparazione, ragazzi, mi stavo male, tutto mi faceva male, i muscoli, tutto pesante. L'Inter si trova in una situazione così, ragazzi, in mezzo della preparazione di un pazzo come Antonio Conte, che si sa, ragazzi, quello gli fa davvero lavorare troppo. Perciò non c'è adesso, è un po' difficile di analizzare questa partita, è un po' difficile di prendersi qualcosa che possiamo capire di questa partita. Il Manchester United ha giocato con un pressing molto molto alto, abbiamo avuto davvero problemi a liberarci, a costruire qualcosa, però devo anche dire che non è stata una partita senza intensità. Per esempio abbiamo visto Brozovic che si è preso abbastanza presto cartellino giallo, che ha giocato con molta grinta, anche Skriniar come sempre una roccia, abbiamo visto che anche lui ha giocato con molta grinta, come ha detto anche Antonio Conte, è un amichevole, ci troviamo in un momento molto delicato come vi ho spiegato, però ragazzi è sempre un po' di più di un amichevole, perché questo International Champions Cup nei paesi asiatici è molto molto importante. C'è da dire, ragazzi, a livello di marketing, a livello di tifo, in questi paesi il Manchester United è 10 anni avanti all'Inter. Anche oggi allo stadio 60.000 persone, ragazzi, vedete, 60.000 persone per un amichevole è veramente tanta tanta roba. Mi pare quasi tutti sono stati tifosi del Manchester United. Io ho anche tanti amici in Thailandia, in Corea, tanti amici asiatici che ho incontrato quando studiavo anche in Inghilterra, poi li sono anche andati a trovare, e quasi tutti, ragazzi, tifano il Manchester United, che mi ha stupito molto. Ho detto, ma come, non ti fate il Barcellona di Messi, il Real Madrid dove c'era ancora Cristiano Ronaldo? Sì, alcuni, ma il club numero uno nei paesi asiatici è ancora il Manchester United, ragazzi. Perciò queste partite, questi tornei, nella mia opinione, hanno anche importanza. Però c'è anche da dire che, visto la preparazione, visto la forma fisica che abbiamo in questo momento, non è che possiamo troppo troppo giudicare. Piccole cose che forse possiamo dire, non so, Brozovic mi è piaciuto perché è stato uno che ha provato
di dare un po' chiarezza al centrocampo, di dare un po' sicurezza al centrocampo, che ci sono stati tanti altri che hanno perso il pallone in maniera molto molto facile. Mi è abbastanza piaciuto Brozovic, io lo vedo anche titolare nella prossima stagione con Antonio Conte. Sensi, ragazzi, che mi piaceva molto contro Lugano, oggi mi sembrava che spesso, non so, teneva un po' troppo la palla, rallentava un po' il gioco, aveva questo vizio di tenersi troppo la palla, però ripeto, ragazzi, è stato adesso una partita così che non c'è troppo da giudicare. Poi Dalbert, ragazzi, Dalbert ha fatto una partita, non voglio dire super, non è che adesso ha saltato ogni volta l'uomo, ha spinto come un pazzo, ha fatto salvataggi con la linea, che ha fatto D'Ambrosio di nuovo, grande salvataggio, ormai si è specializzato su questi salvataggi. Comunque Dalbert ha fatto una partita discreta, diciamolo così. Già leggo i primi commenti: ah, Antonio Conte riuscirà a far rinascere Dalbert? No, ragazzi, no. Dalbert fa schifo, punto e basta. Questa è la mia opinione. Ogni volta vi fate illudere quando fa una partita normale. Le nostre aspettative ormai per Dalbert, un giocatore strabacato, sono così basse che già quando fa una partita così, diciamo normale, già cominciano le persone: ah, questo adesso potrebbe rinascere. No, ragazzi, Dalbert, secondo me, non deve più far parte di questo progetto dell'Inter. Io non mi dimenticherò i 10 anni che mi ha tolto della mia vita contro l'Empoli, tutte le figuracce che ci ha fatto fare, ragazzi. Assolutamente no. Ragazzi, voglio sapere la vostra opinione su questa partita. Iscrivetevi al canale di YouTube, seguitemi su Instagram e ci vediamo in un prossimo video. Sempre e forza Inter, e state calmi. Non voglio adesso vedere i primi sfoghi così, ragazzi. State calmi, state calmi. Non è iniziato neanche agosto, siamo neanche alla fine di luglio. Andiamo ancora calmi, ragazzi. Un abbraccio a tutti quanti. Forza Inter, sempre e comunque, e viva il calcio. Ciao, ragazzi.